Sesto episodio, corso base di fotografia. Oggi parleremo di come la macchina fotografica legge la luce e soprattutto di come regolare la macchina fotografica per far sì di ottenere un risultato corretto in fase di esposizione. Allora, prima ancora di affrontare il ragionamento della lettura della luce e dell'esposizione, io vi devo ricordare che questo corso base è offerto dal sottoscritto e vi invito a mettere un like preventivo. Per me è molto importante. Se sei capitato su questo video per la prima volta e non mi conoscevi, ti invito ad iscriverti, perché qui su questo canale tantissimi contenuti. Tu ora sei nella playlist corso base di fotografia, dove troverai tutti quanti gli altri contenuti. Io ti invito in tutti i casi a seguire l'ordine preciso che ho dato, quindi episodio 1, episodio 2, episodio 3 e così via, anche ad andare in avanti. Quindi like preventivo, iscriviti, attiva la campanella, fai tutte le cose belline che fanno piacere ad un creator che si impegna per darvi contenuti. Allora, detto questo, abbiamo affrontato nei primi video del corso base di fotografia tutto quanto quello che concerneva la macchina fotografica, quindi gli elementi dello strumento macchina fotografica. E poi nell'ultimo video, nell'episodio numero 5, ho affrontato il ragionamento sulla luce. Ora, a questo punto, noi dobbiamo capire come dobbiamo regolare la macchina, quali regolazioni fare per riuscire a prendere la luce in una maniera corretta. Ora si arriva a quel punto del corso dove tipicamente si parla di tempi ISO e diaframmi e della triade. Allora, per me non esiste una triade. Dal mio punto di vista esistono due parametri che dobbiamo imparare ad utilizzare bene, che sono i tempi e il diaframma. La cosa è elementare quando parliamo di diaframma, perché tanto più il diaframma è aperto, tanto a più luce entrerà, funziona al pari della pupilla del nostro occhio, e quindi tanta maggiore luce abbiamo bisogno, perché magari siamo in un ambiente buio, tanto più allargheremo questo foro che è presente nell'obiettivo, come già ti ho detto nell'episodio 2, e in quel momento noi faremo entrare più luce. Ci sono lenti, abbiamo detto, più luminose e lenti meno luminose, ma io ti invio all'episodio sugli obiettivi proprio per riuscire a comprendere la differenza fra i vari obiettivi. Vero è, e comunque assodato, che tanto maggiore è l'apertura del diaframma, tanta più luce entra sul sensore. Ma non è l'unico parametro, perché a differenza dell'occhio umano, noi abbiamo con il sensore, che è statico, che è fermo e che deve prendere un'immagine, abbiamo anche un'altra capacità, che è quella di allungare o accorciare il tempo di esposizione, cioè quel tempo al quale il sensore è esposto alla luce. Quindi noi sostanzialmente, nelle differenti situazioni, possiamo combinare questa disposizione tra l'apertura del diaframma e il tempo che andiamo ad utilizzare. Poi faremo un esercizio nel prossimo episodio, passeremo alla parte pratica. Però sostanzialmente dovete sapere che quel numeretto che voi leggete sul display o in alcuni casi sull'obiettivo, quando andate a regolare la ghiera, è un numero, quindi legato all'F, cioè l'apertura del diaframma, è il numero che misura proprio quanto il nostro diaframma, cioè che riesce a comandare all'obiettivo quanto il nostro diaframma deve aprirsi o deve chiudere. La regola di massima che dobbiamo seguire è quella dell'occhio umano, tendenzialmente. Maggiore è la luce, tanto più possiamo, se vogliamo, possiamo chiudere il diaframma. Tanto maggiore è la luce, tanto più possiamo eventualmente ridurre i tempi di esposizione del sensore, che leggerete sempre sulle varie ghiere presenti sulla vostra macchina, che poi avrete come risultato finale sul display l'indicazione sia dei tempi sia l'indicazione di quelle che è l'apertura del diaframma.
Perché io non parlo di ISO, che solitamente si fa? Allora, per chi ha seguito magari già dei corsi base, io considero gli ISO non come un modo per far entrare più luce sul sensore, perché di fatto non lo è, ma come una amplificazione, quindi come un fatto successivo, sapendo bene che tanto più aumento gli ISO, tanto più andrò ad aumentare il segnale rumore, vuol dire che la mia fotografia potrebbe divenire sporca. L'effetto è quello un po' della musica, quando noi abbiamo delle casse e aumentiamo con un bel amplificatore potente quasi al limite della capacità di sopportazione delle casse. Tanto più aumentiamo l'amplificazione, quindi tanta più potenza di amplificazione diamo, tanto più il suono risulterà sporco, cioè risulterà con un rapporto segnale-rumore tale da quasi non riuscire ad essere più ascoltabile. Con la fotografia è la stessa cosa. Quindi inserire gli ISO come parametro che regola la luce, dal mio punto di vista, non è corretto. I due valori che regolano l'ingresso della luce in macchina sul sensore sono i diaframmi e i tempi. Ora, è evidente, poi lo vedremo, che quando noi utilizziamo questi due parametri stiamo attivando anche delle variabili creative, cioè nel senso che oltre a creare quello che poi è l'entrata maggiore o minore di luce sul sensore, andiamo anche a creare degli effetti che possono essere creativi dal punto di vista proprio di creazione dell'immagine. L'effetto più semplice è quello dell'apertura del diaframma. Tanto maggiore è l'apertura del diaframma, tanto maggiore sarà il bokeh dell'immagine, cioè sarà lo sfocato che noi riusciremo a dare alle spalle o avanti rispetto al soggetto che abbiamo messo a fuoco. Quindi maggiore apertura del diaframma, che vuol dire numero più piccolo, quindi numeri che sono 1,2, 1,4, 1,8, maggiore apertura del diaframma, maggiore, minore profondità di campo, maggiore sfocato. Allora, questo è fondamentale. Tanto più io chiudo il diaframma, e quindi abbiamo compreso che tanto più chiudo il diaframma, tanto più avrò una minore quantità di luce che arriva sul sensore e tanto minore sarà il bokeh che io darò all'immagine, quindi lo sfocato dell'immagine, perché all'aumentare del numero che indica la chiusura del diaframma, l'apertura del diaframma, io andrò anche a ridurre quella che è la profondità di campo, ad aumentare quella che è la profondità di campo, e quindi sostanzialmente avrò con un numero più alto una maggiore profondità di campo, fino al punto tale da avere in alcuni casi il tutto a fuoco, quindi non avrò l'effetto sfocato. Ed è questa una variabile creativa, perché voi comprendete come, al di là di regolare la quantità di luce, io sto regolando con l'apertura del diaframma anche un maggiore o minore bokeh, quindi una maggiore o minore profondità di campo. Allora, questa cosa è fondamentale ed è la variabile creativa agganciata all'apertura del diaframma. A questo punto però cerchiamo di comprendere anche la variabile creativa che è legata ai tempi. È ovvio che io, se utilizzo dei tempi molto bassi, quindi diciamo tendenzialmente al di sotto di un sessantesimo, corro il rischio, e quindi potrei commettere un errore, di avere delle fotografie con un micromosso. Ma il micromosso in molti casi, ed è una variabile anche molto complessa, è uno degli effetti più sofisticati che un fotografo possa dare ad una fotografia, proprio perché indica in quel frangente una direzione, un movimento di una certa tipologia. Se andiamo a fotografare per esempio la Formula 1, e quindi le macchine che corrono, che sfrecciano sotto di noi a 300 km all'ora, è evidente che anche in quel caso, se regolo il tempo di esposizione del sensore a un sessantesimo, correrò il rischio
o ne avrò la sicurezza in quel caso, di avere un mosso, cioè di vedere una striscia e di non riuscire a vedere più l'auto. Il che vuol dire che tanto maggiore la velocità del soggetto che noi andiamo a fotografare rispetto al nostro obiettivo e rispetto alla nostra posizione, tanto più noi dobbiamo utilizzare, per farlo venire fermo, e quindi la tipica fotografia ferma, tanto più dobbiamo utilizzare un tempo più breve. I tempi si indicano con un sessantesimo, quindi una frazione di un secondo diviso 60, fino ad arrivare con le macchine moderne a un sedicimillesimo, oppure, diciamo, con quelle ordinarie con otturatore meccanico, a un quattromillesimo. Un quattromillesimo è ovviamente un'unità che è nettamente più piccola rispetto a un sessantesimo. Quindi se io voglio avere la sicurezza, nel caso della Formula 1, oppure di un soggetto che si muove velocemente, di avere il soggetto fermo, dovrò aumentare il denominatore, quindi dovrò aumentare fino a salire a un millesimo, un duemillesimo, un quattromillesimo. Se invece desidero avere un effetto di micromosso, avrò da un sessantesimo a scendere, dipende sempre dalla velocità del soggetto che andremo ad inquadrare e dalla nostra velocità, che è un'ulteriore variabile, se stiamo fermi oppure se siamo in movimento. Ma abbiamo detto che ad ogni variabile creativa, in questo caso dei tempi, corrisponde poi un altro effetto, che è quello dell'entrata della luce sul sensore. Quindi noi sappiamo che se vogliamo avere un tempo sicuro, un tempo di sicurezza, perché la Ferrari sfreccia a 300 km all'ora, userò un otturatore che si aprirà e si chiuderà in pochissimo tempo, e quindi salirò ad un quattromillesimo. Però poi dall'altro lato vuol dire anche che andrò a chiudere quella che è poi a ridurre la quantità di luce che arriverà sul sensore. Ora è chiaro che le due quantità, cioè quella del diaframma e quella dei tempi, possono lavorare in una maniera diretta e quindi possono tutte e due dare più luce al sensore. Nel caso in cui, per esempio, non abbiamo tantissima luce, decidiamo di dare più luce al sensore, quindi cosa faremo? Metteremo tempo a un sessantesimo e poi metteremo come indicazione del diaframma la massima apertura del diaframma. In alcuni casi è 1.4, in altri casi sarà 2.8, in altri casi sarà 3.5 o addirittura 4.5. Comunque apriremo il diaframma al massimo. Questa cosa comporterà? Che se effettivamente abbiamo un soggetto che ha un'elevata velocità, un sessantesimo non sarà sufficiente e quindi noi saremo costretti a aumentare la velocità di chiusura dell'otturatore e quindi saliremo a un 250esimo, saliremo a un 500esimo. Detto questo, voi comprenderete come una coperta corta, perché se da un lato io ho poi la necessità di avere un tempo più veloce, entrerà meno quantità, ma magari in alcuni casi io sarò già arrivato alla massima apertura del diaframma. Allora, io direi per questo episodio fermiamoci a questo concetto semplice. La luce sul diaframma, la luce sul sensore entra attraverso l'apertura del diaframma e attraverso il tempo di esposizione che diamo. Sono le due variabili. Ad ogni variabile che andiamo ad utilizzare abbiamo anche un effetto creativo, che in alcuni casi può essere voluto, in altri casi può essere meno voluto, e quindi quando non è voluto l'effetto creativo siamo più liberi di scegliere tempi e diaframma. Però questo vuole anche dire che quando abbiamo condizione di luce molto molto forte dovremo fare delle scelte, quando abbiamo condizione di luce meno forte, quindi luci basse, tendenzialmente immaginiamo una stanza buia con una candela, allora noi dobbiamo trovare il modo di fotografare cercando di avere la massima apertura del diaframma e cercando di tenere quanto più è possibile i tempi di esposizione lunghi. È inutile dirvi che quando il soggetto è fermo, quindi quando quello che stiamo fotografando è una scena ferma, come per esempio può succedere in un caso di un panorama,
oppure di un soggetto che effettivamente è statico, per esempio un soprammobile, noi possiamo pensare di avere tempi che sono effettivamente lunghi e in tutti i casi possiamo farci aiutare da alcuni strumenti. Uno degli strumenti è proprio quello del treppiedi. Se mettiamo la macchina fotografica su un treppiedi, oppure se noi stessi in molti casi aiuta, ci appoggiamo ad una parete con la spalla, oppure se usiamo il classico bastone monopiede, noi riusciamo a recuperare in qualche modo sicuramente un tempo di esposizione, proprio perché la nostra macchina fotografica nelle nostre mani non si muoverà. In effetti l'effetto che si può generare è quello sì che si muova il soggetto, ma anche che la nostra mano non sia ferma e che quindi la fotografia sia mossa. Quindi quando dipende da noi e dipende sostanzialmente dalla nostra capacità di tenere la macchina ferma in mano e non ci riusciamo perché il tempo è troppo lungo, allora in quel caso dobbiamo mettere un treppiedi oppure dobbiamo usare degli stratagemmi come poggiare la macchina su un tavolo oppure poggiare noi stessi su una parete. Non sarà mai ferma, ma qualcosina la riusciremo a recuperare. Esercizi che secondo me dobbiamo fare per chi ha la macchina fotografica. L'esercizio è quello di cercare di leggere la luce e capire, non in situazioni tanto semplici come può essere per esempio di giorno all'aperto, ma di giocare su questi due parametri in situazioni nelle quali noi non abbiamo tanta luce. Quindi in quel caso noi ragioneremo su aprire il diaframma e ragioneremo sul allungare quanto più possibile i tempi. E allora la domanda che io ti faccio, e quella che io poi ti chiedo di andare a verificare sulla tua macchina, è: a mano libera fino a che punto riesci a fotografare senza avere il mosso? Qual è il limite minimo in una data situazione che riesci a, con il quale riesci a realizzare una fotografia che sia dal punto di vista realizzativo fermo? Sarà un sessantesimo, un cinquantesimo, un quarantesimo, un ottantesimo? Voglio avere questa informazione da te. Ovviamente usiamo la massima apertura del diaframma e usiamo scene che sono tendenzialmente buie. Quindi giochiamo su questo parametro, cioè sul fatto di trovare il modo in una scena buia senza variare gli ISO, che di cui parleremo nella prossima lezione, quello che è un valore minimo che sarà il tuo tempo di sicurezza, sarà il tempo al di sotto del quale tu non dovrai mai scendere. Parliamo ovviamente di scene fisse, scene ferme, dove l'unico rischio che c'è è che noi muoviamo la macchina fotografica e quindi siamo noi che determiniamo il micromosso. Detto questo, io direi di rinviarci al prossimo episodio, che sarà il 7, dove parleremo proprio degli ISO in una maniera specifica e poi faremo un esercizio conclusivo tutti quanti insieme con un soggetto fermo e cercheremo di capire come andare a regolare la macchina fotografica nelle diverse condizioni di luce. Allora ragazzi, a prestissimo, come al solito è stato un piacere, ci vediamo al prossimo episodio. Se non l'hai messo prima, like, a prestissimo, un abbraccio a voi e le vostre famiglie.